Ciao, allora, video dei flop del mese di giugno. Se hai notato che ho la stessa meravigliosa maglietta del video dei top di giugno, è perché li ho fatti lo stesso giorno, perché fuori c'è un vento assurdo e quindi ne approfitto e mi mettiamo avanti. Direi di partire subito con i flop, perché questa volta sono davvero molto cattiva. Allora, primo flop, e sono super cattiva, è questo gloss della Maybelline, si chiama MNY, boh, non lo so, My Gloss. Sinceramente io non l'avevo mai visto in giro ed comunque me l'hanno inviato. Allora, è un 9 ml ed il colore è questo rosina, carino. Non so perché l'ho un po' finito. Con questo applicatore, prima cosa, l'applicatore è scomodissimo perché devo andare a schiacciare per tirarlo su e vedete che l'ho preso bene bene quasi tutto proprio, non viene più, non so come fare, o rompo il tubetto. Cosa che però non mi piace, la texture assolutamente è super appiccicosa, molto più dei soliti gloss, quindi è proprio una cosa tremenda, va a sbordare, sbavicchiare, non mi piace assolutamente, proprio bocciato, bocciato, bocciato. Unica cosa è che essendo un colore con questi piccoli glitterini dentro che non so se riuscirete mai a vedere, è un rosina con dei micro glitter ed può andare bene per illuminare solo al centro delle labbra, ma appena appena un tocchino perché se no fa un macello. Appena un tocchino è carino. Diciamo che non lo comprerei mai e direi che è meglio se lo evitate anche voi. Secondo flop, e anche questo se lo merita, è questo della Caudalie. Vino Source, non so come si dice, Vine Source, crema sorbetto idratante. Allora, se voi siete abituati alle creme sorbetto, questa non lo è assolutamente. Ha una texture che è leggermente più leggera rispetto a una normale crema, ma comunque sia sorbetto non ha assolutamente niente perché è appiccicosa, non assorbe velocemente, la texture si sente che è un po' pesantina, per la mia pelle mista assolutamente non va bene. Quindi se è pensato per un prodotto per l'estate, assolutamente no. Idrata, sì, idratazione c'è, ma assolutamente non è una crema sorbetto, non è una crema adatta per la pelle mista o grassa e non è una crema adatta all'estate perché è pesante e non assorbe un granché. In commercio, sempre più o meno anche questi prezzi, ma anche inferiori, ci sono altri prodotti che invece sono davvero più validi. Quindi questo va direttamente nei bocciati. Per il prossimo flop vi avviso che andiamo tremendamente nel trash, quindi siete avvisati. Si tratta di questo rasoio della Intuition? L'ho scritto da qualche parte? No, sì, Venus Intuition. Allora, cosa dire? L'ho sentito molto, questo me l'hanno inviato perché io non l'avrei mai comprato. Ne ho sentito molto parlare, molte recensioni e o lo si ama o lo si odia. A me non piace. Si tratta di un rasoio da donna normale. Intanto, per prima cosa, è grossissimo, è ingombrante perché viene venduto con una maglietta a ventosa da appendere alla doccia. Ecco, è una cosa così da appendere alla doccia. Sarà che non vivo da sola, ma io se iniziamo io attaccare le mie cose da doccia, lui attaccare le sue, nella doccia non si entra più. Quindi solamente le cose che usiamo tutte e due, poi c'è un bel mobiletto e ognuno si prende le sue che usa, che vuole usare. Questo mi tiene mezzo mobile, quindi proprio è ingombrante, assolutamente non mi piace. Andando avanti con le cose che non mi piacciono, forse avrei dovuto fare il video un po' prima, ma comunque lo conoscerete tutti, è questo sistema. Qui intorno un po'. Ah, l'ho pulito completamente, quindi non c'è niente da vedere. E qui intorno c'era tutta una banda saponata che andava a durante la rasatura andava un attimo a idratare la pelle e a renderla più, creava un po' di sapone, così non scorreva sulla pelle nuda, ma su questa zona di sapone, un saponcino anche abbastanza idratante. Unica cosa è durato niente. A proposito, qui ho ancora dei pezzi di sapone che ogni tanto perdo, ecco. È durato niente perché va bene, io l'ho usato con l'acqua spenta, l'ho usato sulla pelle umida e però dopo è da sciacquare, quindi anche solo un minimo da sciacquare e questo sapone si scioglie. Quindi
dura niente, almeno che non lo sciacquate, ma questo dopo diventa una cosa super antigenica, schifosissima. No, considerando che le testine, ho guassegnate, le testine costano ed è 7,90 € per 4 testine. A me una mi dura 3 docce e capiamo che iniziamo a essere anche sull'estate, proprio non ci siamo coi prezzi. È assolutamente un prodotto che non mi piace. Ho provato, dato che la lama è ancora buona, anche la testina è ancora buona, ho detto vabbè, lo provo a continuare a usare senza questa banda saponata. Sì, peccato che tutto questo barzabuglio durante la rasatura viene fuori questo e va a grattare la pelle tutta questa parte in plastica, quindi una cosa tremenda. Non lo fate mai, quando è finita la testina saponata lo buttate, che poi andrebbe cambiata. Il coso è questo, ecco, tutto questo bel sistema, vabbè. Diciamo che assolutamente è un prodotto che a me non piace, può piacere o non piacere, io non capisco però se sono stata sfortunata io, perché io lo sciacquo dopo, cioè non è che sto lì a lavarlo 5 ore, però una sciacquata sotto il getto dell'acqua glielo do, perché sennò è la cosa più antigenica e schifosa di questo mondo, ma forse sbaglio io, fatemelo sapere, ma io lo metto con tutti i suoi pezzettini direttamente nei bocciati, perché è un consumo di soldi tremendo. Usciamo dal video trash e torniamo alla normalità con questo altro flop. Assolutamente, questo è il fondotinta Sublime della Puro Bio. Allora, l'unica cosa positiva di questa fondotinta è che ha un ICI completamente bio, quindi proprio completamente. Questa cosa ok, però è molto cremoso, è molto corposo, sulla mia pelle mista proprio non va bene, perché me la lucida in neanche un'ora, anche se lo fisso con la cipria, quindi smetto di muovere le mani, quindi assolutamente no. Però va bene la mia pelle mista, poi potrebbe anche essere. Però altra cosa che non mi piace è l'odore. Ma come avete pensato? Va bene che non ha profumi, non ha fragranze, non è tutto vegetale, ma puzza! Ha un profumo, proprio un odore, che va bene, non resta sulla pelle, ma durante l'applicazione non mi piace, sembra gomma, non mi piace. Quindi, texture che non mi piace, durata che non mi piace, profumo che non mi piace, anche se l'inci è completamente verde, quindi se siete amanti di questi prodotti, ok, ci può stare, ma io lo boccio assolutamente perché non mi piace. Ultimo flop per questo mese è questo della Santé, contorno occhi e i fluid della linea Family Bio Granad e Marula. O Marula, non lo so. Allora, a differenza della crema viso che avevo amato, questo contorno occhi non mi entusiasma perché ha un buon inci. Questo sì, sicuramente perché la Santé è un ottimo marchio. Il contorno occhi ha una consistenza idratante, ma finisce lì. Cioè, non ha. Forse sono io che cerco qualcosa in più in un contorno occhi, però questo è idratante e basta, non ti fa azione anti-age o lifting, non noti proprio niente, solo per tenere idratato la pelle del contorno occhi. Quindi, per il prezzo che ha, e l'ho segnato, ma non lo trovo più, quindi fa lo stesso, l'avevo segnato una volta, e per il prezzo che ha, che comunque sia, era su, boh, non mi ricordo, però è un prezzo abbastanza elevato perché è un marchio completamente biologico. Se siete amanti del biologico, del bio, sarà che io forse non sono così amante di essenzialmente prodotti biologici, anche se li cerco, se possibile, questo non mi ha entusiasmato e quindi non gli diamo la sufficienza. Allora, questi erano tutti i prodotti flop del mese di giugno. Fatemi sapere se qualcuno di questi l'avete provato e come vi siete trovate. Soprattutto quello dell'Intuition e il Venus. Che finiamo assolutamente nel trash, e mi scuso. Comunque, se vi è piaciuto il video e vi sono stata utile, mi mettete un like e vi iscrivete al canale così non perdete le prossime recensioni. Ed alla prossima, ciao!